Buongiorno a tutti, intanto è un piacere essere qui, trovo un ambiente molto bello, molto sereno, poi insomma la Romagna la conosco da un po' e sono stato felice di venire qui a dare una mano. Mi auguro di, come dire, di dare una grossa mano e di cercare di raggiungere questa salvezza, magari anche senza passando per i playout che poi sono sempre un po' un'incognita, no? Una partita 50-50. C'è da lavorare. Il gruppo mi sembra un gruppo affiatato, che si vuole bene. Sono sicuro che faremo sicuramente molto bene. Diciamo che nell'ultimo mese mi è mancato solo il campo, perché comunque un po' di lavoro non mi è mai mancato. Certo, il ritmo partita, man mano che giochi, poi lo acquisisci. Credo che abbiamo, diciamo, questo mese sfruttato al massimo per cercare di mettere più minuti possibili nelle gambe per ripartire più presto. Credo di aver fatto una buona ora di gioco, una buona intensità, poi è normale che si può e si deve ancora crescere tanto. Allora, sicuramente il rapporto con i tifosi, con la gente, anche con l'allenatore, era ottimo. C'è stata qualche comprensione a livello dirigenziale. Ci sono delle cose sulla quale io non transigo, anche quindi si è andato un po' a deteriorare un rapporto e forse era meglio sia per me che per la Virtus Entella prendere un po' delle strade diverse. E quindi niente, adesso abbiamo voltato pagina e sono felicissimo di essere qui. Ma Cremona ne avevo tre, e ne avevo un terzo ancora anche abbastanza oneroso. Il problema mio è che dei soldi mi interessa sempre fino a un certo punto. Volevo andare a giocare in Serie B e l'Entella mi ha dato questa possibilità. In più alla Cremonese non allenava più Giampaolo, che per me era quasi un secondo padre, dai. E quindi la decisione di andare via e di andare a fare un'altra categoria. Allora, diciamo che ne ho rifiutate tante prima di venire qui, anche che avevano posizioni in classifica migliori, anche qualcuna dalla Serie B, non te lo nascondo. Però diciamo che, non lo so, io. C'erano delle situazioni, dei posti dove emotivamente non mi davano niente. Questa situazione che è il Ravenna, un po' anche il Boston, che conosco da tanto tempo, avevo bisogno di staccare un po' la spina da quei mesi brutti che ho passato, gli ultimi 2 mesi brutti che ho passato a Chiavari. Volevo andare in un ambiente pulito, sano, con un obiettivo ben preciso. E poi diciamo che Matteo è stato bravissimo, nel senso che mi ha quasi, mi ha fatto squillare il telefono tante di quelle volte che alla fine gli ho detto sì, e anche l'ultimo giorno ho spento il telefono per non avere altre richieste. Sì, tanti anni, io ho cominciato a giocare a 24 anni, perché dai 18 ai 24 ho avuto tanti infortuni, sto lontano dai campi tanti tanti anni. Da quando ho cominciato a non farmi più male ho riacquisito quelle che erano un po' le caratteristiche mie, gioco sia da mezzala sia da play, sono un giocatore ordinato, tatticamente disciplinato. Non mi sento di dirti tante altre cose perché è sempre giusto e bene che giudicano gli altri.